Si è conclusa ieri la settimana mondiale di Croce Rossa, all'interno della quale molteplici sono state le attività portate avanti dai volontari dei diversi comitati locali, nello specifico da quello ionico e da quello di Fiumefreddo di Sicilia, per promuovere e far conoscere tutti gli ambiti in cui opera Croce Rossa. Un emblema contro ogni discriminazione, infatti, è stato intitolato il programma denso di iniziative dei comitati locali. Così, mentre a Fiumefreddo la conclusione della settimana di Croce Rossa è stata interamente dedicata ai più piccoli, con la caccia al tesoro 2014 alla villa comunale rivolta ai bambini tra i 9 e gli 11 anni, mirata sempre alla divulgazione a tutte le fasce d'età dei principi di Croce Rossa, il comitato locale ionico ha dedicato la giornata di ieri alla salute e alla sua prevenzione. Nell'arco della mattinata, in piazza San Camillo a Giarre, si è svolta una giornata di donazione del sangue, mentre parallelamente in piazza San Pietro a Riposto i volontari di Croce Rossa sono stati impegnati nello screening diabetologico. La prima edizione della giornata di screening diabetologico, denominata La prevenzione in tour, è stata incentrata sul controllo e la prevenzione del diabete ed è stata rivolta a tutte le fasce della popolazione, perché il diabete è una malattia silenziosa a cui va posto rimedio per tempo. La manifestazione, mirata a fornire un servizio nel territorio ionico etneo e allo stesso tempo a sensibilizzare la problematica, ha visto la presenza di personale medico specialistico del settore, che ha effettuato visite mediche gratuite a quanti hanno aderito all'iniziativa. Si può dunque concludere che il bilancio della settimana mondiale di Croce Rossa è stato positivo per i comitati locali e che le adesioni sono andate oltre ogni aspettativa.